li abbiamo conosciuti che erano grandi così e dopo una settimana li troviamo già uomini e donne, fatti finiti i ragazzi del Mairone da Ponte e le ragazze del Don Milani, ma anche viceversa. Ragazzi, e oggi, anche se Paolo tutta settimana che fa così con le mani all'artrite gli è venuta per dirmi stai stretto, stringi, stringi, sentiamo gli amici della curva, su in alto, del Sud Tirol. Ecco, diamo alla ragazza già che, come mi piace, che si mette a posto i capelli così. Grandissima. Ciao, come ti chiami? Esther. Esther, anche tu Esther, abbiamo sì. Un'altra Esther, dove abbiamo Esther? Esther, adesso, c'è una stessa ragazza e due Esther? Sì. Esther, Est. Non ti è piaciuta, sta, è distratto. Faccio le battute, ma poi si distraggono. Ciao Esther, anche tu avete dei bellissimi capelli voi Esther, eh? Sapete? E dopo lo studente all'Esther, non è piaciuta anche questa? Questa era pessima, però lo dico anche io, ma io mi diverto, ma Gianmarco era pessima, studente all'Esther. Ecco, meglio, meglio, sopravvivi meglio. Esther, quanto tempo ci metti per pettinare tutti questi capelli lisci? Li lascio asciugare da soli e poi li pettino. Cioè, da soli ti rimangono così? Sì. Ma non devi fare usare le piastre e cose, no. Oppure tirarli con delle funi, no, no, sono degli così. Argani? No. Che fortuna che hai. E, hai una famiglia numerosa, Esther? Siamo in quattro, io, mia sorella e i miei genitori. Siete in quattro? Sì. E vai d'accordo con tua sorella, più grande, più piccola? Ha 25 anni. Fa un po' la chioccia con te. Sì, sì. Dice non uscire, Esther. Stai a casa Esther, fai da mangiare Esther. No, più che altro. Rifammi il letto Esther. No. Se devo uscire mi accompagno e se siamo a casa insieme troviamo qualcosa da fare insieme. Ti accompagna anche a scuola? A volte sì. Ah, perché ha la patente? Sì, sì. Che bello. Che bello che ha la patente, mentre la fiesta che abbiamo fatto i giorni scorsi. E, fai sport Esther? Faccio pattinaggio artistico a rotelle. A rotelle? Sì. Ah, caspita, che non è un paese a rotelle. Potresti portare i pattini, eh? Va bene. Va bene, va bene. Caspita. Benissimo. E, ma li raccogli i capelli quando vai col pattino a rotelle? Oppure... Sì, li raccolgo. Ah, li raccolgo, perché sì. Se no li lasci andare. Ti vedevo già un po' come sei libera. Così, me la vedevo già che pattinava e intanto... Allora ci farai vedere come pattina a rotelle. Va bene. Grazie mille. Lì abbiamo invece un altro pattinatore. Lorenzo. 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 No, no. Pattini, Lorenzo. No, no. Assolutamente no. Gioco a calcio. Ah, giochi a calcio. Che ruolo, Renzo? Trequartista. Mi piace correre quando attacco, ma non quando difendo. Sai, proprio una presentazione. Sai che per il fisico, quando sei messo, quanto sei? Sei alto. Sì, 1,85. I trequartisti sono abbastanza tecnici, ma non proprio dei fisici. Invece no, tu sei uno, hai il piede morbido? Sì, sì, abbastanza. Sei anche uno che... Abbastanza. Sei segno oppure... Diciamo, preferisco più... fare assist. Ah, sei uno da un assist man. Anche perché di solito li sbaglio. Gli assist, cioè preferisci no, no, fare no. Gli assist che di solito sbagli. Sono più bravo a fare assist che a segnare. A passare sei meglio che a segnare. Sei un rigorista? Sì, sì. Ah sì, sei freddo, abbastanza lucido quando vai sul discatto del rigore. Ma che termini che uso. E, grazie mille, è stato un gentile. La prossima volta torneremo a parlare. Dove giochi? A Mozzo. Mozzo, è una bella... In che categoria? Sono allievi, però ho già debuttato in prima squadra. Ah, addirittura in prima sì. Squadra? Hai saltato addirittura in juniores? Ho anche segnato. Ho fatto no. più gol in prima squadra che con la mia squadra normale. Ma dai! Quanti gol? Due? Uno. Ah. È un grande, perché pensavo due per la battuta, lui uno e zero di là, grandissimo. Lo chiamano il goleador. E l'Higuaín di Mozzo. Grazie, no, grazie. In bocca al lupo, mi raccomando, togliti la maglia e fai via Novelli la prossima volta che non segni, tra l'altro. Grazie. E poi abbiamo... Alberto. Ciao Alberto. Cosa fai di Alberto di bello nella vita? Oltre a studiare, certo. Gioco a basket. Basket, tu che ruolo giochi? Un 5 anche tu oppure... 4-5. 4-5, cioè una... Sì, sei sì. Uno, diciamo, che hai una mano quadra e sei un gran difensore oppure sei uno che la mette dentro spesso? Più quadra un gran difensore che il resto, però. Ah, sì, sei uno però tignoso. Quando ti danno a marcare uno... No, sì, sì. Sei un duro, diciamo, su questo aspetto. In che squadra giochi? Buonate Sotto. Buonate Sotto, è una bella squadra. Sei simpatici i tuoi compagni? Sì. Chi ha detto? Mattia? Ah, perché li conosce tutti, sono i famosi. E dopo che giocate andate a bere, andate a divertirvi, pizza... Sì, vabbè, pizza capita, però ho la mia compagnia del paese con cui esco spesso. E cosa fai con la compagnia del paese?
Già mi guardo, non si può. Allora, cosa fai di lecito? Perché ti pubblici? Non omnet quod licito onest us est. Non ciò che è onesto, ma almeno che è lecito. Cosa fai? No, te si va. No, te, no, te. No, te. Si va in giro. Si va in giro. Paolo. Si va nei locali. Poi? E si va a mangiare assieme. Assieme. E poi? La vita d'adolescente. Grandissimo, grazie. Grazie, possiamo chiamare subito la polizia locale? No, c'è l'ultimo, Paolo. È inutile che fai così perché abbiamo anche il nostro Mattia Caldara. Saluta Mattia. Ah, no, sei uguale a Mattia Caldara? No. Somiglia a Mattia, Caldara. Come faccia? Mi chiamo Nicolò. Nicoleo? Va bene. Cosa fai di bello, Nicolò? Per ora niente, ho fatto vari sport, ho suonato anche io il violino. Però per hai suonato il violino? Sì, per 3 anni. E dopo l'hai spaccato di nervoso? No, basta, sei un po' stancato. Caso. Sei in attesa di un hobby? No. No, è come quando lasci una ragazza, appena lasciato non voglio avere altre storie, è uguale, né violino né nient'altro. E invece la tua famiglia è numerosa? È una sorella e poi ci sono i miei. Un po' la rompiscato tua sorella? Cioè, va a giorni. Oggi un giorno sì o un giorno no? Dipende, devo ancora vederla. Ah, proprio oggi com'è? Stamattina quando l'hai salutata com'era? Non l'ho vista perché è uscita prima. Ah, allora è un giorno sì, perfetto. Quando non si vede, sì, sono sì, giorni sì. Sì, ecco qua. Grazie mille, Nocco, è stato gentilissimo. Sì. Vediamo il meme che hanno preparato. Non so chi, ma farà ridere. Sicuramente oggi abbiamo dei bei meme abbiamo la settimana. Mi piacciono. Vediamo se mi devo pentire subito. Quando il Bepi annuncia un concerto nel tuo paese. Il Bepi è... Salutiamo anche il Beppi alla finale che ha fatto, il 7 giugno, la finale del Beppi Quiz. Forse ora ci andrà in onda una puntata speciale in questi giorni, vedremo. Guardate il palinsesto di Bergamo TV, ma non dimenticatevi i ragazzi del Mairone da Ponte e del Dominani che tra poco saranno qui ancora con voi. Tra poco! Altro che Eurovisione, oggi siamo addirittura in edizione interplanetaria in Via Novelli, grazie al tenente comandante Douglas McAdams da Star Trek. Douglas! Douglas? Però, ciao Douglas, grazie al comandante, anzi scusi, mi dico di lei, ma tra l'altro però... È venuto a piedi, ma è il teletrasporto? Beh, diciamo che se volete una dimostrazione... Possiamo farlo? Un assolutamente. Allora, se ti metti lì, poi ti teletrasporti qui. D'accordo. Vieni qua in piedi. Tenente comandante, venga qua in piedi. Allora, chi chiamiamo per fare teletrasportare? L'Enterprise. Ah, non chiamiamo ovviamente. Tipo Tenente Sulu? No, chiamiamo... Dipende, abbiamo 4 sale teletrasporto, quindi dipende a chi è di turno. Di turno, chi è di turno? E se non sai chi è di turno, stai giù. No, chiamo semplicemente la nave, poi riindirizza il computer. Ah, è computer. Allora, chiamiamo, attenzione. Enterprise, uno da portare su. Salve. Oh! Otto! Funziona allora. Ovviamente. Ovviamente, Paolo, io pensavo che fosse film. No, io volevo approfittare della presenza. Lui è un po' Sulu. In effetti un po' ci assomiglia. Un po' il tenente Sulu, eh? È mio cugino. Allora, è tuo cugino? È mio cugino, sì. È il famoso cugino di Sulu. È il cugino Sulu, non vuole nessuno. Bene. No, io volevo approfittare. Siamo in zona di anomalie temporali, insomma. Anomalie temporali, sì. Ci sono di quei temporali. Io volevo approfittare della sua presenza per farci raccontare un po' proprio di storia, nel senso che, essendo un professore, perché... Il tenente comandante è professore. Sì, cioè, è ovvio, se no non può fare il tenente comandante. Faccio qualche corso all'Accademia di Storia, in effetti. Di storia, ovvio. E quindi se poteva raccontarsi alcuni dei passaggi storici, appunto, di questi ultimi quanti anni? 50. 50, giusto? Ma io me la cavo più che altro dal 2150 al 2360, quindi... No, ci stiamo, no, perché se era un po' prima eravamo preparati, invece dal 2050 ci stiamo. E quindi abbiamo qualche immagine proprio tratta. E ci facciamo buttare dal dirà... tenente comandante Douglas, esatto. McAdam. Qual è il periodo storico e un po' anche le vicende storiche di quel periodo, cioè. Ah, bella. È chiaro? Ah, certo, chiaro.
Chiarissimo. Oh. Vediamo il primo contributo. Enterprise, filmato. Sezione 14. Coordinate 22, 87, 4. Non capisco. Zona neutrale in avvicinamento. C'è qualcosa di strano. Tutti i sistemi regolari e funzionanti. Stiamo lasciando la sezione 14 per la sezione 15. Attenzione. Programmare rotta parabolica per evitare zona neutrale. Questa però è una simulazione, è la, il test della Kobayashi Maru. Non so cosa di dire lei, perché... Allora, non esattamente. Questo è uno scenario che non ha possibilità di vittoria, che somministriamo regolarmente agli cadetti in accademia. Questo in particolare è ambientato appunto nella nave stellare Enterprise, è proprio... all'epoca era stata sistemata, era stata modificata appositamente per fare questo test. Parliamo degli anni tra il 2279 e il 2283 all'incirca. Novembre era quei due mesi lì. Novembre-dicembre. E questo era sullo Ferrari, l'hanno visto, complimenti, sullo Ferrari, cugino. E quest'altra. Anche questa volta ci ha riportati a casa. Quanto ci vorrà per effettuare le riparazioni? 8 settimane, signore. Ma dato che per lei saranno troppe, ce la farò in 2. Signor Scott, lei moltiplica sempre per 4 le previsioni dei suoi tempi di lavoro. Certo, signore. Devo pur tener fede alla mia reputazione di saper fare miracoli. La sua reputazione è meritata, Scott. Ma il comandante Kirk è tinto di capelli, si può sapere, un gossip della Star Trek oppure... Dunque no, il comandante Kirk, a quanto sappiamo dai registri della flotta stellare, non si è mai tinto i capelli. Non si è mai tinto i capelli, un piccolo miracolo allora. D'accordo, e allora qui dove siamo? Qui siamo all'incirca poche settimane dopo, quindi ci troviamo comunque all'incirca nel 2283. E appunto, questo qua è un momento successivo alla battaglia celeberrima di Kirk con Kanun Yensing, umano geneticamente modificato del 1990 circa. Era del 90, è arrivato con... Tramite... dunque, era in animazione sospesa, si trovava in animazione sospesa, dopo le guerre eugenetiche è scappato dalla Terra, appunto su un vascello nucleare, la Botany Bay, e è stato ritrovato appunto da Kirk nel 2260, che l'ha abbandonato su Ceti Alpha 5, quindi su un pianeta... Che era vicino... Ceti Alpha 5, sì, ovviamente Ceti Alpha 6 era un pianeta del sistema che però qualche anno dopo che Kirk ha lasciato il sistema è esploso esattamente, mandando Ceti Alpha 5 fuori dall'orbita e causando enormi problemi a Khan e alla sua banda, potremmo dire, di umanoidi geneticamente modificati, che appunto hanno iniziato a serbare un tale rancore per Kirk che è appena si è presentata un'occasione. Sono i nemici peggiori di Kirk? Potremmo dire di sì. Più dei Klingon? O Klingon non erano amici di Kirk? Dunque, i Klingon... Kirk vive in un periodo particolare per la flotta stellare. Quando inizia la sua missione quinquennale nel 2265, abbiamo appunto un forte asti, una sorta di guerra fredda contro i Klingon. Tipo il Maironi e il Dominani, una sorta di guerra fredda. Potremmo dire, potrebbe essere un paragone efficace. Quante ecco. Ne sa? È l'uomo, cioè il tenente comandante Douglas McGrath, ma è veramente, sono basito, complimenti. Altro filmato, altro giro, altra corsa. Non avevamo una nave. Un equipaggio. Come ne usciremo? Troveremo la speranza. Nell'impossibile. Oh, questo è interessante. Questo è però è una produzione recente, non è una però cosa storica. Però è sempre Kirk. Sì, è una novella, è una versione romanzata. Viene spesso... proiettata nelle sallogrammi, c'è anche la possibilità di appunto di prendere la parte di uno di questi personaggi. Se mi ricordo bene, il nome è Star Trek Beyond. È ambientato. Beyond, questo. È ambientato appunto nel 2260, anche questo circa, però è una versione pesantemente romanzata della versione di Kirk. Perciò me lo dice anche un po' disgustato, comandante. Purtroppo preferirei che queste cose siano viste più dal punto di vista storico e non così. Sembra più un universo alternativo. Paolo, anche tu mi proponi un universo alternativo. Non ho ancora messo il giubbetto d'estate, ma messo proprio. Non è troppo alternativo questo universo. Abbiamo l'ultima, giusto? L'ultima? Ah, io pensavo che cominciamo due trilioni di anni. Comandante, vediamo l'ultima. Gli occhi. Gli occhi riflettono le nostre vite e i tuoi esprimono tanta sicurezza. Io. Questo cos'era? Dunque, da quello che ho potuto vedere. Anche lui, ovviamente. Mi sembrava appunto di aver scorto la sagoma del presumo ammiraglio all'epoca Kirk e dei suoi ufficiali superiori, quindi deduco comunque sia dalle uniformi nel periodo compreso tra il 2280 e il
2290 circa, però non ho visto, potrei azzardare l'ipotesi che si stessero recando a un meeting con l'ammiraglio Cartwright, quindi... Che era Gino Cartwright. Dwell Cartwright, se ricordo bene. Pensavo Gino, suo fratello, sarà stato Gino. Un po', ora che già Gino Cartwright era Gino proprio. E cosa faceva? Quindi deduco fosse uno di dei momenti precedenti appunto alla... alla riappacificazione con i Klingon nei concordati di Chitomer. Assolutamente sì, infatti i Klingon al momento attuale, dal 2360 circa, soprattutto dopo il 2300... Sono alleati? Sono assolutamente alleati, dopo il 2344. Chi è il nemico? La più grande minaccia attuale per la Federazione sono i Borg. Chi appunto, sono i Borg? Sono entità? I Borg sono non sono... prettamente una specie per come la definiamo noi attualmente. Sono una collettività, quindi sono una moltitudine di esseri legati in una coscienza collettiva che tentano, che anelano alla perfezione assimilando altri esseri viventi. Quindi loro non desiderano conquistare la Federazione, ma desiderano assimilarne le peculiarità per avvicinarsi alla perfezione. Non vogliamo fare noi con voi, vogliamo assimilarvi per avvicinarci alla perfezione. Grande, grande capitano, come andate da casa? Per la rubrica Impara l'arte e farla scivolare da parte abbiamo oggi lezioni di pattinaggio grazie alla nostra Esther Vitali. Esther! A te. Che sport fai, Esther? Faccio pattinaggio artistico a rotelle. Ma chi l'avrebbe mai detto? Pensavo che era su ghiaccio. Complimenti. Da quanto tempo ti eserciti in questo sport? Faccio pattinaggio da 10 anni. Complimenti. E lo fai a livello agonistico oppure? Faccio gare nazionali anche. Hai vinto qualche volta? Sì. Complimenti, sei una campionessa, una sì. Piccola... Ah sì, sei una campionessa modesta, grazie. No, complimenti. Grazie. Quante ore ti eserciti al giorno? Faccio a settimana, faccio 3-4 ore. A settimana? Sì. Vabbè, pensavo di più. Beh, potremmo farlo anche noi. 3 ore a settimana, 3-4 ore a settimana. Sì. Come mai hai avuto questa passione? Chi allora, te l'ha insegnata? Il mio sport è nato proprio 10 anni fa. Era una disciplina nuova nel mio paese. Quindi diciamo che è iniziato... Che è il paese di? Medolago. Medolago. Ha iniziato a spargersi la voce e vabbè, noi eravamo bambine, eravamo un piccolo gruppo di bambine e diciamo che eravamo abbastanza legate, allora ci siamo fatte forze e abbiamo iniziato. Avete portato sport. Il verbo del pattinaggio a rotelle a Medolago. Esatto. Paolo, che cosa belle. Ma ci puoi insegnare 3 passi, insegnare una parola grossa, mostrare, perché insegnare... presuppone che poi noi li mostriamo alla nostra volta. Okay. Ti puoi mostrare 3 passi? Il primo. Allora, possiamo fare 3 cose completamente diverse. Facciamo le 3 cose completamente diverse. Allora, facciamo un piccolo salto, che si chiama salto semplice o salto del 3. Perché il salto del 3? Come la tabellina semplice del 3? No, sono le posizioni. Ah, d'accordo. Esatto. Poi possiamo fare... Cominciamo quello di salto del 3. Puoi tenere il microfono? È meglio di no, perché no, saltano esatto. I microfoni, d'accordo? Attenzione, vole! Giorgio, ci fai vedere come si fa il salto del 3, che l'hai capito? Sai cosa mi piace, Paolo Di Este? Quando torna a posto proprio... un'eleganza scivola come le ragazze francesi. Secondo. Allora, possiamo fare un passo obbligatorio? È obbligatorio farlo. Allora, si chiamano così perché è proprio una, diciamo, disciplina specifica del pattinaggio. Ah, che non puoi non farlo. In ogni esibizione, se non fai quello, ti bocciano. Dipende. Dipende. No, è proprio, ci sono varie discipline. Io faccio libero, per esempio, sono con salti e trottole. Allora questo cos'è? È un obbligatorio di trottolo o di salto? Questo è un salto. Ah, un salto. Poi ci fai anche una trottola? Sì. Ah, no. Allora, prego. Allora il salto a... Non è quello 3, com'è? Il salto del 3. Il salto del 3. Okay. Attenzione, rullo di tamburi. E
era un salto ma scivolato, cioè non è che ti sei alzato. No, è un obbligatorio. Ah, un obbligatorio. Non è un salto. Ah, non è un salto, è un obbligatorio. Esatto. Allora, rifammi un obbligatorio del 3, perché... Perché tre volte hai... No, ah, questa no. Si chiama boccola interna. Una indietro. Boccola interna, possiamo dirlo anche Esther, l'altra Esther. Questa è una boccola interna, tu che hai i boccoli. Questa è una boccola interna, mentre quello è il primo... Era una brugola. Era un salto del tre. Era un sono salto del tre, diverse. Sono due cose, esatto. Mi era sembrato diverso. Okay. D'accordo, la terza cosa. La terza è una trottola e facciamo quella più semplice. Che ah, non quella trottola, la trottolona, no, gigante. Serve più velocità. Ah, e qua non abbiamo tanto, esatto, spazio. Ma ti ho detto, Paolo, facciamo uno studio più grande, no? Sei sempre braccio corto. No, prego. Facciamo una trottola su due piedi, che diciamo la prima che facciamola così su due piedi, dai. Okay. Vai. Non ti gira la testa quando fai la trottola? Eh? All'inizio, quando sei piccolo, poi impari. Poi vomiti. No. No, ma non puoi andare avanti. Quanto vai avanti a trottolare, se vuoi? Anche 20 secondi. Ah, anche 20 minuti. Proviamo 20 secondi di trottole? Facciamo? Oh mio Dio. Vabbè, 20, 18, 15 e mezzo. Vai, tranquillo. Paolo, ha soddisfatto la tua curiosità, Esther? No, sì, non ho capito bene i passi. Cioè, no, volevo capire, se uno deve avvicinarsi proprio il primo giorno in cui mette i pattini, ok? Giri per la pista. Da dove deve partire? Giri per la pista tenendoti al cordolo. Okay. Mia figlia fa il giro del cortile con i pattini. Ok. Quindi, se volesse provare a fare qualcosa in più, che cosa ci consigli di... Cioè, prova... Allora, le prime cose sono iniziare a sentire i pattini, quindi usare gli sterzi, che sono delle molle, specie di molle, sono delle gomme sotto i pattini che ti permettono di ruotare, di tenere i fili delle posizioni. Già, e quindi ti fanno... è ostrogoto, cioè usi gli sterzi per tenere i fili. Vai a casa tua Anna e tua figlia Anna. Vado a mia figlia che ha 7 anni e dico... Usa gli sterzi per mettere i fili. Ti do gli sterzi così tu senti i fili e così capisci. Impari a fare gli slalom, prima su due piedi, poi su uno. Cioè tipo slalom? Ma tu riesci a fare quello slalom? Fai di... È difficile, cioè sembra fa all'inizio. All'inizio è difficile, ma... perché non sai ancora gestire il pattino. Prego. E quelli che vedi in giro con proprio i birillini che fanno... Come? Con una gamba. Ma quelli gli mancano i denti. Fanno, perché hanno pestato. Guarda, fanno... Capito? Fanno... Sì. Cioè, tu sei in grado con un piede di fare... Non so se intendi pattini in linea, forse... Cioè, è cambiato sport. Perché ci sono diverse discipline, tu vedi due pattini, no? Sono i pattini in linea. Sono che sono quelli velocità. Tipo gli ski roll, no, come si chiamano? Roller. I roller. Ski roll. Sono tipo le piadine. E non i si roller. Può con questi pattini. Eh no. E questi. Non è la stessa cosa. No, questi hanno anche i freni, vedi che hanno... Come fai con i cosi di punta? Dipende, servono anche per i salti. Anche per i salti, sì. Ma, sennò, ma frenano con questi o no? Sì. Vedi, così... Ho capito, va bene, ecco, quindi io cambia i pattini a tua figlia. A mia figlia dico, devi cambiare i pattini. No, di fare lo slalom a piedi pari. Anche su un piede si può. Ringraziamo Esther, ma chiamerei Darius. Sì. Che cosa fa Darius con Esther? No, senza Esther? No, Darius. Ma chi è Darius? Sono cioè, io. Darius. No, ma io entro alla fine della settimana... Cioè, ti ricordi chi è lui o chi è... No, mi ricordo chi è lui, che è quello che viene da Transilvania, no? Cioè, che ha origini transilvaniche. Transilvania, è vero. Sono il conte Dracula, la minchia! Ok. No, vabbè, cosa stavo dicendo? Darius. No, ma Darius è Darius. Darius è un pattinatore anche lui,
però su ghiaccio, giusto? Esattamente. Quindi non avevamo il ghiaccio. Non avevamo ghiaccio. E allora gli abbiamo chiesto di farci vedere un pezzettino del suo... Era una freddura del suo, del suo repertorio, però chiaramente ripetendo... Come ha fatto Valentina Marchei, esatto, e Andrei Otarek. Esatto. Ah, perciò farà vedere un senza pattini qui come un esercizio. Esatto. Che esercizio ci mostri, Darius? Allora, vi faccio vedere un pezzo del mio balletto, del mio spettacolo di quest'anno. E che si chiama? Spettacolo di quest'anno. Ha un nome tipo la musica, no? Allora, la musica è Jubel. Jubel. Darius Kanchan si esibirà in? Jubel. 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 Vai. Complimenti. Grazie. Io ho capito cos'era la canzone Jubel, la conosco, la sento alla radio, e poi voglio far vedere Melissa mentre provo. Non sapevo se eri contento o disgustato. C'è da dire che alcune mosse non sono riuscito a farle qui perché non c'è ghiaccio. Appunto serve il ghiaccio e servono anche i pattini. Esatto, due cose che tra l'altro sono accessori. Ecco. No, però ho apprezzato quando facevi, quando sì, tornavi, quello, di riprodurre i movimenti, gli slalom all'indietro, oppure gli incrociati in avanti, gli incrociati indietro. Complimenti. E poi anche complimenti invece per quando facevi le trottole. Grazie. Complimenti, complimenti, complimenti. Vuoi fare anche tu? Esther, ti lanci anche tu? Cosa ci mostri, Esther? Allora, quest'anno ho proposto un disco di Mulan. Del cartone animato, le colonne sonore del film. Anche il musical è stato Mulan, d'accordo? E cosa ci mostri di quel Mulan? La parte in cui lei scappa dalla neve della Cina. No, non ho fatto interpretazioni da musical, ho fatto semplicemente un disco con delle... La vediamo allora? Okay. Vediamo allora, pronti? Esther! Il mantra mio di Paolo è: mi raccomando, niente poverate. E noi siamo riusciti a fare due balletti senza i pattini, cioè una roba proprio, capito? Però ho apprezzato molto. Vieni qua, Darius, e vieni Esther. Abbiamo anche una sorta di classifica? Possiamo? Ecco qua, eleganza. Possono votare per eleganza. Chi facciamo, diciamo? Applauso per l'eleganza di Darius. Applauso per l'eleganza di Esther. Più che l'eleganza, potevano i decibel delle parti femminile, va bene? Comunque Esther si aggiudica l'eleganza. Poi, acrobazia. Qui però acrobazia. Acrobazia di Esther. Acrobazia di Darius. Darius vince in acrobazia e poi l'ultima, giusto?
Abbiamo 28 voci. All'ultima. L'ultima, stile. Vediamo, stile di Darius. Lo stile invece di Esther. Lo stile non va a pile. E allora direi che è un pari merito. Complimenti.